Buongiorno ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Iniziamo un'altra serie di vlog. Questi giorni mi ero presa una piccolissima pausa perché non sono stata benissimo, mi faceva malissimo la schiena. Non riuscivo a portare tante cose, banalmente appunto anche solo la macchinetta pesa tantissimo. E col fatto che la maggior parte delle volte usciamo la mattina e torniamo la sera era un po' un problema. Comunque adesso va un po' meglio, quindi posso continuare a registrare tutte le nostre cose. Tornata da Busan, sono stati dei giorni intensi. Infatti, come potete vedere anche dalla mia faccia, dormo poco, lo so, è un problema. Dovremmo fare meglio di così. Mi impegnerò anche in questo senso. Oggi purtroppo mi sono dovuta svegliare presto. Arriva l'ultimo finalmente mobile per questa casa nuova. Siamo sulla buona strada. Quindi lì abbiamo il magico aiutante come sempre che dorme. Lì c'è il magico tavolino dei picnic. Qua vabbè c'è tutta la roba di Alessia buttata così perché non sappiamo mai dove metterla. E lì appunto ci sarà il divano. Finalmente. Voi non avete idea di quanto sottovalutiamo avere il divano. Cioè è fondamentale ragazzi. Voi non avete idea. Adesso appunto dovrebbe arrivare perché mi hanno detto che dovrebbero venire alle 9, sono le 8:40. Così poi posso farvelo vedere. Ho preparato anche già i 70.000 won perché su Coupang il trasporto barra montaggio, dipende insomma da cosa ordinate, si paga poi a parte, quindi guardate che carini. In teoria appunto dovrebbe prendere tutta la parete. Signore, lei si è già sistemato. Neanche ci sono seduta io per prima. Guarda che sei proprio un puzzetto, eh. Comunque, il divano è questo. Ragazzi, allora, secondo me è perfetto. Questo appunto è il tavolinetto. Sono molto soddisfatta perché ne volevo uno grande ma che non fosse tipo enormissimo. Poi ha questi cosi qua che si tirano su. Mi piace molto perché è un grigio chiaro, bello freddo. Tra l'altro io mi ero preparata 70.000 won perché su Coupang c'era scritto 70.000, ma in realtà non è così. Allora intanto fatemi accendere il condizionatore che sto iniziando già a schiumare. Lui se ne ha preso 50 e mi ha dato 11 di resto, quindi bisognava pagarne 39.000. Meglio, voglio dire, molto meglio. Diciamo che è bello rigido, però in due ci si sta bene, da sola ancora meglio. Poi c'era anche questo delizioso cuscino. Poi c'era l'altro modello che era di questo colore, però secondo me era troppo scuro per questa casa. Se metti delle cose poi scure si chiude troppo. Ho anche già pulito per terra, ovviamente da brava maniaca del pulito quale sono. Vediamo se Alessia ci degnerà della sua presenza. Non so come abbia fatto a non svegliarsi. Cioè abbiamo anche trapanato perché doveva attaccare i piedini del divano. Amichie, divano. Abbiamo un divano. Però non ci ho messo intorno 3 minuti. Non so come l'ha portato da solo. È perché era intero. Io sono venuta qui a lavorare appunto un po' al computer perché poi ovviamente dopo abbiamo i nostri 1000 giri da fare. Io ormai non riesco più a stare dietro ai video, però ovviamente lo devo fare. Alessia invece è andata a una clinica qui a Hongdae che sta praticamente a 2 passi. Voleva provare a fare il filler alle labbra, quindi dopo vedremo anche il suo risultato. E oggi fa, vi giuro, caldissimo. Cioè penso sia la giornata più calda di sempre. Probabilmente ci andremo a rinchiudere in qualche posto perché è impossibile, giuro, impossibile andare a fare qualsiasi cosa se non dopo tipo le 6 di sera. Qui dentro c'è una musica altissima, porca miseria, ma vi riuscirete a sentire? Spero. Infatti volevamo andare al palazzo a indossare l'hanbok e a fare tutte le nostre cose, però niente. Tra l'altro, ragazzi, vi devo troppo far vedere questa cosa perché ieri siamo andati sulla Namsan Tower. Guardate, ce ne sono 2 più carine. Poi tra l'altro c'è la Namsan Tower viola adesso per la questione dei BTS, quindi super bellina. E abbiamo girato un K-drama. Cioè io e Alessia abbiamo girato una scena di un K-drama. No, vi giuro, non vedo l'ora di caricarvelo questo coso perché vi giuro è esilarante. Cioè io corro, no ragazzi, voi non avete idea di quanto è trash questa cosa che abbiamo fatto. Ma dovevamo farla, cioè qualcuno doveva farla. Spero vada virale perché se lo merita. Aspettate, Alessia è appena arrivata, devo fare la reaction alle sue labbra. Alessia, copriti la bocca, non ti posso guardare. Guarda come sta. Ok, allora, prima dimmi se ti è fatto male, rimani così, No, a me il filler non fa male. Ti hanno messo la crema anestetica? Sì, sì, sì. Siamo pronti? Easy.
Sembra che hai fatto niente. Quanti ti hanno messo? Uno. Una? Ma tu devi capire, allora è stato bruttissimo. Perché? Ma perché c'erano tre persone nella stanza, io mi sentivo osservatissima. Ah, poi me l'aveva detto anche Cristina, mi sa questo. No, è bruttissima questa cosa, te lo giuro. Io l'altra volta che l'ho fatto ero uno distesa, ok? Che è meglio. Perché a me una certa mi ha girato la testa tantissimo. Ah. Infatti ho detto no, mi sto a girare la testa, mi devo stendere. Quindi poi mi sono stesa, vabbè, è meglio. Mi sembra che non ha fatto niente. Adesso ve la faccio vedere appena torna, ma non capisco questa cosa del filler. Poi quello fanno in un modo strano che lo concentrano molto di più tipo al centro. Uno quello. No, non viene a ridere. Fai sì, ma intanto stai parlando. Ma no, tu non sembra niente adesso, non so che dirti. Ah, quanto hai pagato? Un po', dici? Non ho fatto quello coreano. Perché? Perché mi ha detto che non mi venivano più il lampo. Ti volevo sapere. Calcola però, mi devono, cioè, mi devono fare il tax refund. Era... Ah, c'è anche il tax refund. 70.000. Lo coreano costa meno. Aspetta, ripetimi, perché non hai fatto quello coreano? Ti rimangono più morbidi, mi ha detto quello è duro. Non diremo il nome della clinica perché... non mi piace. 260 euro. Sì, a te piacciono? A me piace perché io ho detto io non le voglio il te l'ho detto, ti chiedono la foto, non lo so perché qua ti io chiedono, io ho detto io te la posso pure dare la forse foto, forse perché ma... queste gli arrivano, cioè direttamente. Ma infatti ti ho dato una foto a caso, cioè gli ho dato tre foto a caso anzi per fargli vedere tre diverse cose che io volevo. Mi ha detto quello non so se si può fare perché così faccio una cosa fare, cioè te lo dico sulle mie labbra quello che voglio. Ma parlo infatti alla fine... bene? Allora c'è il dottore, poi c'è l'assistente che tipo è quella che gli regge le robe al dottore o comunque ti mette bene, e poi c'è quella che parla inglese, fa la consulenza anche. Quindi ci sono tre persone in una mini stanza che ti fissano e ti parlano e poi ti traducono quello che il dottore dice. E lui mi faceva vuoi di più? E tipo io guardavo e dico sì fratello, io qua fanno un po' di più. Però certo mi fa, io ho detto me lo puoi mettere un po' più al centro sotto? E mi fa guarda tu in questo momento c'hai peanut butter, no, che peanut shape, le mie labbra naturalmente sotto si dividono, sono tipo la linea, ok, quindi loro la chiamano peanut shape, va a capire. Vabbè, fatto sta, mi fa se te lo metto al centro quello si perde, io che mi frega, cioè onestamente non no, mi no, perché interessa. Loro gli piace sta lineetta qua, infatti a volte mettono, fanno il filler con la messa, fare tipo col filo, tengono il filo in mezzo e iniettano qua. Ho portato Alessia finalmente da Grey, anche lei cosa ha preso? Avocado, scramble eggs, uova, pane, lo yogurt è il mio preferito, io oggi ho preso yogurt, avocado, funghi, scramble eggs e le salsiccette, queste sono troppo buone, quindi quasi che tu sei vediamo se è buono. Io devo capire cosa ci mettono, è buonissimo, è buono. Morirò, ma ah, perché fun fact, vai. Sono intollerante alla cosa. Ma lei comunque è imperterrita. Imperterrita. E dice, why not? C'ho Gaviscon, c'ho latte, va bene. Qualche anno fa avevo problemi a mandare giù le pasticche, adesso lo faccio. Adesso il mio nuovo nemico è qui. Questa cosa infernale che devo bere. Allora, io è da almeno, penso, 20 minuti che le sto dicendo Ilaria bevi, bevi, fa schifo bene. Ilaria, non possiamo mangiare solo quello che ci piace comunque. Il naso, tienitelo magari. Vai, tutto insieme. Tutto insieme. No, tutto insieme. Allora a metà. Non pensare, bevi e basta dopo. Tipo quando fai gli shot di tequila. Come li fai gli shot di tequila? Ora, un po' di questo. Alessia, sto per sbrattare. In che lingua te la devo dire? Allora, ne parla tre delle lingue. No, ne parla cinque. Ne parla cinque. Poi fa spagnolo, italiano, inglese, catalano, francese e un po' di portoghese. Un po' di portoghese. Francese, sai fare delle frasi? Vai, vai. Un altro dorso, ce la puoi fare. Dai. Cioè tutta sta storia per no, un mi po'. Sembra eccessivo, ma io ce la faccio. Cioè mandare giù le cose. Ma mandare giù le cose mi fa schifo. Di solito io sono così, tra pizzerotto, via dentro, via dentro. Ce la farà? L'ultimo.
Tieni del naso. I know nothing about this. No, Jenna sta per guardare. Jenna sta per guardare. The work of art. So good. Vi parlo dalla mia piccola cabina, che giuro prima o poi vi faccio vedere tutti i miei riferimenti di prodotti di Yepoda. Queste sono le maschere, tutte quelle che trovate, ovviamente i prodotti per la doppia detersione che non possono mai mancare, i miei sieri preferiti con anche la cremina a giorno, e dulcis in fondo abbiamo la nuovissima crema occhi, questa qui è la appunto contorno occhi. Non vedevo l'ora che voi la provaste perché pazzesca, così la usate e non vi lamentate più, il correttore vi va nelle pieghette, cose eccetera, perché avrete la zona super idratata, quindi è perfetto. E sul sito c'è anche la nuova protezione solare, finalmente hanno aggiunto quella 50+, quindi io vi lascio scritto il codicino qua se volete approfittarne anche voi a farvi arrivare un bel pacchetto con, non lo so, qualche rifornimento se già avete i prodotti o se siete incuriositi e li volete provare. Sono troppo contenta finalmente di riavere tutte le mie cosine. Buongiorno, oggi piove, questi giorni piove in generale, ma oggi siamo temerarie, quindi proveremo ad andare a Itaewon a vedere un po' di location di Itaewon Class che Ale vuole vedere. Ok, siamo in stazione qua, nella mia stazione di casa. A parte io posso usare la mia carta di credito, questa qui è coreana. Ok, passate così e si va. Adesso dobbiamo andare in quest'altra direction qui sotto. Giuro, se arriva un'altra volta la metro mentre noi scendiamo, cioè, perché è tipo una maledizione praticamente. Ah, ecco, sono io. Allora sono io. No, il problema, tanto questi giorni abbiamo appurato che sono io per qualsiasi cosa, quindi no, vedi, però. Però sta arrivando, vedi? Sta arrivando letteralmente, credo, un minuto. Chi ha visto i Itaewon Class sicuro sarà abituato a vedere queste stradine così. È proprio qua, aspettate, ve lo riprendo da qua. 1, 2, 3, yeah! Tam bam! Anche se non ha più la scritta, ma comunque. Tam bam! Sì, ma non sopra, vedi? Lì sì. We made it! Posto 1. Se fate tutta la strada, diciamo andando dritti dal ristorante, vedete qua c'è il ponte con dietro la torre. Adesso saliamo, perché noi siamo passate da sotto e vi faccio vedere. In tutto ciò le vostre Charlie's Angels preferite si sono riunite. C'è anche Jenna! Vincenzo! Ah, Vincenzo! Vincenzo! Questa è per pochi, è una città per pochi. Eccolo qua, c'è anche passato davanti un tizio che correva. Ma questo è il nostro ponte. Esattamente questa visuale. Vai, lascia la musica. Allora, uno sta venendo l'alba. Secondo, fun fact sulle metro in Corea, cioè c'è l'aria condizionata a palla dentro la metro. Cioè proprio nella vagone, come lo chiamano? Sì, no, vagone. Nella, ma nella stazione, raga, cioè, voi non avete idea. Cioè, non respirate, non respirate. Comunque, a parte ciò, il nostro trip a Itaewon è finito. Ora siamo di nuovo a Hongdae. No, perché adesso deve provare Doma Hongdae, ormai lo conoscete, penso, meglio di, non lo so, meglio di me, quasi. Deve provarlo, così se le piace, poi ha tempo di ritornare. Quando mangerai la foglia quella di perilla, ti devo fare un video. Anche il kimchi, perché è il più buono che ho mai mangiato in Corea. Vabbè, lo salvo, lo sappiamo che già le piace, quindi figurati. Vai. Prendi un bel... Ti giuro, dopo di questo... Mmm. Non è buono. È buono, vero? È buono. È buonissimo. È più tipo fresco.
fresco? Sì, sì. Giusto il fresco che sì, è non è tanto fermentato, sì, sì. È buono. Però è buonissimo. Purtroppo ho avuto la spiacevolissima idea domani di voler girare un video dove loro scelgono cosa devo mangiare per 24 ore e quindi adesso stanno scegliendo effettivamente cosa farmi mangiare, ma mi stanno dicendo opzione 1, opzione 2, scegli. Ma io non so cosa mi stanno mostrando nel mente. Esatto, help. You got Cagarella! No! Che schifo che è! Sono le 2:22 di mattina, quindi direi questa giornata può finire. Abbiamo anche portato il signorino a fare un giretto e noi ci sentiamo direttamente domani, anche perché dobbiamo fare un sacco di cose, voi non avete idea. Buongiorno ragazzi, iniziamo anche la giornata di oggi. Mi sono già preparata, tra l'altro voglio registrare il tutorial aggiornato di questo make-up, perché ultimamente ho provato un po' di prodottini nuovi e anche un po' di tecniche nuove, quindi secondo me può essere interessante farvele vedere. Poi sono le 2:30, Ale è già andata perché oggi aveva appuntamento col parrucchiere, quindi adesso l'andiamo a raggiungere. E oggi stiamo registrando anche tutta la questione del video dove sceglieranno le mie amiche cosa mangio per tutta la giornata, veramente molto interessante. Credo prenderò l'auto oggi invece che prendere la metro. Poi io ho 8000 timoni che, come vedete, tengo dietro il telefono questi giorni per non sprecare tra virgolette i soldi spicci, anche perché poi appunto stasera andiamo anche al mercato, quindi mi serviranno. Sto cercando di usare appunto la carta di debito come vi ho fatto vedere ieri, anche se io ogni tanto mi scordo che adesso ho questa cosa del ovviamente conto coreano, quindi avendo il bank account anche al mercato troverete tipo delle targhette con scritto il nome della banca e il numero di conto della persona del banchetto, e quindi potete fare subito il trasferimento e quindi inviare direttamente i soldi senza che state lì e vi portate quelli appunto di carta, bla bla bla. Devo ricordarmi di questa funzione. Comunque, a parte ciò, appunto adesso andiamo, che sono curiosa di vedere Ale cosa farà ai capelli. Lavorerò un pochino al telefono anche perché devo sistemare un po' di questioni. Cielo di oggi meglio di ieri, però non lo so, non mi fido molto. Ecco qua, ho raggiunto la nostra amica. L'ho anche reidratata solo perché c'era l'1+1. Quindi che ti hanno fatto ricrescita e adesso te l'hanno allungata poi qua? Hai deciso quindi di uniformare alla fine? Cioè non so se... No, non ti ho ripreso prima. Vabbè, ci stanno i clip di ieri. Ragazzi, ha finito. Come sono? Piacciono? Piacciono, sì, sì, sì. Si vede? No? Io. Si vedrà? Adesso è il tuo vento. Belli sbollati. Hai tanti capelli, Alessia. Continuiamo a dire. Hai tanti capelli. E io. Lo so. Tanti capelli. Perché qua ci mettono, fanno loro asciutti, fine. No, lei invece è stata abbastanza veloce. 20 minuti, che per loro sono tipo per 3 loro ore tantissimo. Nostre. Esatto. Eccola qua. Forse. Stiamo provando gli occhialetti da Gentle Monster. No, i miei preferiti questi per ora, cioè quelli che vorrei prendere io prima però. O poi, The Bell. Bell. Qua. The Bell collezione Bold, questo qua è più carino. Faccio allora vedere il tuo. Bello. Questo bello anche belli. Questo. No, questo è bello, però tanto sono non lo so, sold out. Ah. Però quelli che non sono sold out sono quelli. Sono questi, okay. Che sono i Heiser. Sì. Cambia penso, ma in realtà... Io pensavo fossero più sottili questi qua. Però in realtà cambia solo questo qua. Ah sì, cambia il dettaglio. Sì, c'è tipo... Quello invece è tutto nero. Sì. In realtà sono simili. Vai. Non è male, mi piace. Sono belli questi, sì sì. Però devo capire un attimo rispetto a... Cioè, lo sai che gli altri ti stanno bene perché ti piacciono quella forma lì? Sì, capito? Perché questo è un livello vai generale. Esatto. Provare. Questi sono quelli che piacciono a me. Buon
Buongiorno ragazzi, oggi do un tocco di colore alla mia giornata, come potete vedere. Giornata che sarà chillissima perché uno ci siamo svegliati tardi, ma perché questi giorni andiamo a dormire sempre tardi. Poi ieri ho fatto la videochiamata con i miei, con la piccola Nananai, sì, la Gwendix, tutti quanti. Poi non vi dico come ho dormito stanotte, cioè dopo il video di ieri veramente non voglio saperlo, non voglio saperlo. Particolare, nottata interessante, particolare. Quindi oggi portiamo Ale all'Onion Café, che è vicino alla fermata di Anguk. Ok, siamo entrate, abbiamo preso il tavolo. Sempre bellissimo, si sono organizzati adesso così con la fila. Questo è il nostro tavolino. Quindi dobbiamo andare a ordinare lì adesso. Vi faccio vedere se c'è qualcosa di nuovo. Allora sì, ovviamente è cambiato, perché non c'erano queste cose. Questo credo sia il menù tipo estivo forse, una cosa del genere. Cornetti. Ah, questo è il pane, quello prezzo che c'era anche l'altra volta. Chocolate scone. Non mi ricordo se l'ho già provato. Forse sì. Io mi sento come Danno. Le sue preferite. Ok, comunque se dovete fare così apparentemente. Ah.